Ma io probabilmente, non so se posso chiamarla necessità, però la voglia di fare la regia ce l'avevo da tanto tanto tempo. Non ne parlavo troppo perché mi sembrava stupido parlare di una cosa che non stavo facendo, però volevo fare la regista, nel senso che io sono una cinefila ancora prima che un'attrice. Mi piace il cinema, mi piace la forma del cinema, proprio l'estetica del cinema, e quindi avevo voglia di cimentarmi. L'ho fatto molto più tardi di quanto avrei forse voluto, perché poi ho cominciato il mio primo film, l'ho fatto a 45 anni, quindi insomma sono una giovane regista di mezza età. No, sei una giovane adulta. No, quindi hai capito che voglio dire, avrei voluto cominciare molto prima, però un po' per pudore, un po' forse per paura, perché... sì, per un senso proprio forse di inadeguatezza interiore, e un po' anche perché ho sempre lavorato tanto come attrice, quindi la mia vita era occupata dal mio lavoro principale, che ancora lo è. Quindi avevo voglia di fare la regista in teoria, però in pratica non avevo tempo, non avevo abbastanza fiducia in me per poterlo veramente mettere in atto. E poi, come spesso è successo nella mia vita, sono stati gli altri e per altri intendo persone vicine a me, persone che sentivano la mia voglia di fare, che però poi non si esprimeva, no? Quindi per esempio Riccardo Scamarcio, per esempio, e Viola Prestieri, che era la nostra amica produttrice e socia, socia in questa piccola società che avevamo. Ecco, queste due persone e altri amici mi hanno spinto a realizzare questo sogno che avevo. Sì, prego, no. Tu però non hai scelto due progetti né semplici né ovvi. Ma io penso di essere, sempre in dubbio se fare le cose o no. Fare o non fare, essere o non essere. Però editorialmente, diciamo così, rispetto a quello che mi piace e quello che non mi piace, non ho tanti dubbi. Nel senso, ho acquisito un gusto cinematografico negli anni, perché faccio questo lavoro da quando ho 16 anni, e quindi, mi sono formata in qualche modo, anche se non ho fatto scuole di cinema, anche se appunto l'ho imparato facendo questo lavoro. Quindi anche se ero sempre titubante, se fare o non fare, cosa fare, mi è abbastanza chiaro, nel senso che devo aderire a qualcosa sentimentalmente e intellettualmente, che ci sia almeno un'urgenza privata, se non una mia urgenza di raccontare una storia. Quindi quando o penso o trovo una storia che mi piace, e non è nemmeno piacere, una storia ti può piacere tantissimo e comunque non essere quello che devi fare tu. Puoi, come pubblico, come lettrice, come lettore, entusiasmarti su qualcosa che tu non potresti mai fare, no? E quindi c'è questo doppio registro, quello che mi piace e anche invece quello che io posso fare. È come dire, posso disegnare in un certo modo, poi mi piace anche Picasso, però non posso disegnare come Picasso, posso disegnare come so disegnare io, ecco. In questo senso ho trovato due storie, una pensata, la prima in un libro e la seconda come una mia idea originale, che in qualche modo mi davano la voglia di raccontarle. Stai ragionando su una terza storia? Non voglio che ci anticipi nulla. Sì, sì, anche se ancora non c'è, davvero non c'è, anzi sono preoccupata e ansiosa, perché poi appunto quando entri in questa avventura del creare, dell'essere tu regista di qualcosa, comunque autore, diciamo così,
comincia anche questo momento un po' ansioso quando le idee non ci sono. Per esempio adesso non ho un'idea a pagarla oro, faccio finta di, con le mie sceneggiatrici, di proporre delle cose, prendo note, mi arrovello anche, leggo libri, però non c'è nulla ancora che mi ha fermato, ecco.